Geraci trascina i cesti 5-3 contro i team. Il commento di Manuel Busetta. Ivan, dalle tue parole si può dire che ormai il commento è già stato fatto. Veramente, infatti, proprio così, perché Geraci con i suoi 5 gol trascina la sua squadra, una importantissima vittoria che permette, diciamo, alla sua squadra di credere ancora nei playoff. Gli Edim invece oggi cadono purtroppo sotto le grinze della squadra di Gatto. Per un attimo gli Edim sembravano di poter ottenere la vittoria dagli decessi, ma invece punta a capo, e adesso gli Edim si giocheranno il tutto per tutto all'ultima giornata di campionato con i Gunners. Andiamo comunque all'analisi delle formazioni. Ai team che devono fare a meno di Nicolò Traetti e Vitore, mentre Cesti solo di Mazzola. Passiamo alla Calabria. Primo tempo, pronti, partenza e via. Geraci colpisce la traversa, quindi inizio, avvio capitante, quello del gigante dei Cesti, ma per sua fortuna colpisce la traversa. Ma occhio dall'altra parte, perché anche Palermo aveva la possibilità di passare in vantaggio, ma anche lui, come è successo a Geraci, colpisce anche lui il legno, poi è possibile 1-0. La partita da questi primi atti mi sembra veramente bellissima, ma occhio a occhio ai Cesti, perché ancora Geraci scatenato dalle parti della difesa degli team, impegna con un tiro destinato all'incrocio dei pali di Giulio, che provoca quest'ultimo, è bravissimo a salvare nel calcio d'angolo. I Cesti sono davvero pericolosissimi, ma occhio all'insidia ai team, con Palermo che ruba palla a Gatto, tira, ma bravissimo Giubaldo a limitare i danni. Al 13° minuto si sblocca la gara con il vantaggio dei Cesti, con Geraci, il suo gol quindi era nell'aria. E ora di Leonardi, la profitta Caciccia che con un guizzo capisce il gesto dell'avversario, appoggia per Geraci e che è bravissimo sotto porta a non sbagliare. Quindi 1-0 Cesti, ma il svantaggio dura solamente 3 minuti perché Gnoppo su un lancio delle retrovie pareggia Conti, quindi 1-1 ai team. Quindi pareggio che sta bene fin qui agli team, ma i Cesti non si accontentano, infatti al 19° minuto Geraci riporta in vantaggio la sua squadra su assist di Gatto, va a realizzare il gol del 2-1. Geraci in questi minuti del primo tempo è davvero incontenibile, ma occhio a Termini che esce dalla propria difesa e colpisce il palo, quindi sfortunato anche il difensore dei Cesti, ma con questo palo si concludono i primi 25 minuti della partita. Passiamo alla ripresa, i primi 10 minuti di questo secondo tempo vede gli Edin dominare i Cesti, perché Gnoppo è stato l'uomo più pericoloso e più volte ha aspirato il possibile vantaggio, ma per fortuna arriva Geraci che al 25° minuto tranquillizza la sua squadra portandosi sul 3-1. Quindi i Cesti tirano lo sospiro di sollievo su questo gol di Geraci, ma gli Edim non mollano, e infatti al 13° minuto fanno gli Edim con Palermo prima e poi con Gnoppo, agguanto nel pareggio, quindi bellissima la reazione di orgoglio della squadra di Vajica, e quindi 3-3 la partita si proietta a un finale davvero palpitante e davvero emozionante. A 10 minuti dalla fine della partita Gatto dà un'ottima palla per Geraci che purtroppo davanti alla porta si divora il possibile 4-3. Ma al 17° minuto Geraci si guadagna un tiro libero e proprio lui stesso va a calciare, quindi 4-3 per i Cesti, e quindi la situazione torna alla portata dei Cesti. Quindi adesso finale dedicato comunque ai Cesti, i team con questo gol del 4-3 diciamo ci credono poco al possibile 4-4. Al 23° minuto Gatto in area serve Geraci, tira a volta sicura, ma sulla linea di corte si presenta Maia che sta per il possibile 5-3. 5-3 che arriverà nel finale di partita con Geraci, ancora una volta con su assist di Gatto, contro il piede nel deserto, e Geraci va a segnare il possibile gol del 5-3. Si può dire che questa partita meritata quella dei Cesti, ma quei due, Gatto e Geraci, oggi hanno fatto devastare la difesa dei team. Geraci con le sue 5 gol, Gatto con i suoi assist importanti, e quindi si può dire che i Cesti possono contare su questi due per questo finale di campionato che si prospetta davvero bellissimo.
difficile ed emozionante. Come detto all'inizio nel commento, i Celtics si devono giocare le ultime possibilità per tentare una qualificazione ai playoff, mentre i team si giocheranno il tutto per tutto con i Gunners, scontro diretto che si terrà l'ultima giornata per l'ultimo piazzamento valevole per i playout. Quindi grosso in bocca al lupo per questo finale di campionato per entrambe le squadre. Magari è importantissima, come hai detto tu, anche il capocannoniere Gerasci porta a 7 lunghezze da DJC. Si può dire che la classifica cannonieri già chiusa? All'80% pare di sì, a meno che di Gesù oggi faccia sia oggi che la settimana prossima faccia almeno 10 gol. Però due gare comunque difficili con i Keglevic e i 7-Up, insomma, fanno presagire la possibilità che Gerasci possa conquistare. Sì, perché poi questo Gerasci, se continua a tenere così, credo che mai il trofeo l'abbia già in tasca, quindi. Va bene, ringraziamo Mario Busetta, appuntamento all'ultima giornata di campionato la settimana prossima. Ciao, alla prossima.